Benvenuti a tutti gli amici di L'Altro Giornale Channel. Oggi per L'Arte Dentro di Te abbiamo l'artista Charlie. È un maestro del colore e a lui, come a tutti gli altri artisti, farò la solita prima domanda. Cosa vuol dire l'arte dentro di te? Beh, intanto buongiorno Mara, buongiorno all'Altro Giornale Channel e a tutti quelli che ci stanno seguendo. L'arte, per fortuna l'arte è un argomento abbastanza soggettivo, ognuno la vive nel proprio modo, nella propria intimità, con le proprie aspirazioni. Nel mio caso arte significa esclusivamente ricerca. C'è una ricerca estetica per quanto riguarda la composizione dell'opera, la presentazione dell'opera, mentre all'interno della filosofia si va alla ricerca del contenuto e di quello che l'opera dovrebbe trasmettere, del messaggio che dovrebbe trasmettere. Ecco, io ho visto le tue opere e vedo che c'è molto colore nelle tue opere, anche molta gestualità. Quindi è una cosa improvvisa, cioè gestuale, meditata. Come stendi il colore quando fai un'opera? La mediti prima? L'opera viene sicuramente meditata, deriva da un precedente intuito, e dopo la gestualità fa parte dell'opera, però sempre modulata in chiave scenica, non c'è mai improvvisazione casuale. Ecco, quindi parliamo ad esempio c'è un'opera tua che riguarda un cavaliere, giusto? Come titolo. Sì, i cavalieri e la luna. Esatto. I cavalieri e la luna, sì. Beh, I Cavalieri della Luna è un'opera che dovrebbe trasmettere non tanto la figura anatomica del cavallo, non tanto la figura anatomica del cavaliere o la luce della luna, ma quella percezione emozionale che ti può dare, diciamo, una serata al chiaro di luna a cavallo in compagnia di qualche amico. Tu lavori tantissimo con la Russia, ma di questo magari parliamo fra un po'. Tu di recente hai fatto una grande mostra a Verona, al Palazzo della Gran Guardia, che si intitolava Versi d'amore. Sì, Versi d'amore è stata una mostra antologica che ha racchiuso gli ultimi 20 anni dei miei lavori, che iniziano dal 94, dal 95, che portavano allo sfaldamento della visione anatomica. È una mostra, diciamo, che mi ha dato parecchie soddisfazioni, è stata presentata in Gran Guardia da Filippo Daverio, dopo è stata richiesta all'Accademia delle Arti della Russia, e là è stata presentata da Zurab Sereteri, che è il presidente dell'Accademia, e dopo è stata trasferita al Museo delle Scienze di Mosca, nella centralissima, vicino al Cremlino. Quindi tu hai portato l'arte italiana all'estero con, insomma, notevole successo. Ma sì, il successo è una cosa effimera. L'ho portata e ho avuto vari riconoscimenti e mi ha fatto piacere, diciamo, questo rapporto, questo confronto, questa cordialità reciproca che c'è stata tra i due popoli. Sì, quindi la Russia è un paese che apprezza molto l'arte italiana, vero? Sì, l'arte italiana e gli italiani sono molto apprezzati in Russia, più magari di quanto noi crediamo, e loro ci ammirano per quello che abbiamo fatto nel Rinascimento e successivamente, ma ci ammirano anche per quello che stiamo facendo adesso. Benissimo, tu l'arte la vivi proprio ogni giorno anche nella tua casa, perché tu hai una bellissima casa museo.
Raccontaci questa tua casa, come la vivi, la gente che viene a trovarti, un famoso mosaico. Parliamo della mia casa. Io abito a Bonavicina, che è un paesino, diciamo, della Bassa Veronese. Nella mia casa pian piano l'ho costruita a dimensione che mi faceva, mi rendeva, mi graticava. E in questa casa ho fatto un pavimento in mosaico con tutte le materie naturali. 8 anni per farlo, e anche questo, diciamo, è un'attrazione per chi viene a vederlo, è un modo anche per accogliere la gente artisticamente. Vengono delle scolaresche, vengono dei gruppi d'arte, persone un po' da tutto il mondo, e è sempre all'insegna della cordialità, dell'amicizia, della libertà, e questa è la cosa più importante che mi porta all'arte e che porta l'arte a casa mia. Quindi, se uno volesse venire a vedere questa casa museo, cosa deve fare? Deve cercarti su internet, prendere appuntamento? Come funziona? Le cose più semplici, come andare a trovare un qualsiasi amico, gli dai un colpo di telefono, lo cerchi su internet, lo cerchi su Facebook, lo cerchi e vieni a Bonavicina, nella campagna della Bassa Veronese, che è piena anche adesso di colori, di girasoli, un po' di afa c'è, cioè, però come un po' dappertutto, insomma, nella nostra campagna. E basta, non c'è nessun altro, io sono accogliente con tutti, perché l'accoglienza mi dà quel senso di continuo rinnovamento che fa piacere alla vita, che fa piacere all'esistenza. E cosa rappresenta questo mosaico? Il mosaico, ho inserito dentro al mosaico delle figure mitologiche marine con in bocca dei fiori che sono l'omaggio al visitatore che entra in quella stanza. Ah, interessante. E, ho visto, tornando sul discorso Russia, anche una tua opera che tu hai dedicato alla Russia, quella che ha, raccontacela, dai. L'opera dedicata alla Russia l'ho fatta di proposito quando che sono stato invitato ad esporre all'Accademia di Belle Arti della Russia, e ho fatto dei colori sgargianti, il rosso, il blu e il bianco, che sono i colori della bandiera russa, inserendo all'interno dell'opera tutte quelle simbologie che riferiscono alla storia recente e antica della Russia, come l'aquila bicipite, lo scettro dell'impero, la corona, la sfera della pace, e San Giorgio che sconfigge il drago, naturalmente in chiave personale, perché non sono dell'avviso che l'uomo debba sconfiggere l'animale, però è questa simbologia dove il bene, diciamo, sconfigge il male. Ecco, e all'interno di questo c'è questa simbologia, la Basilica di San Basilio, eccetera, insomma, un quadro completo per la Russia. Ho capito. E, ecco, io volevo chiederti, quando tu lavori, che crei un'opera, e nel momento in cui cominci a stendere il colore sulla tela, e cosa provi dentro di te? Cioè, ti isoli dal resto del mondo, entri in un'altra dimensione? Sì, è la fortuna dell'arte questa, entri in un'altra dimensione che non si sa che dimensione sia, è quella che magari tutti gli artisti cercano, e entri in simbiose con la materia, il pensiero e ciò che vuoi trasmettere, quel messaggio, quell'impulso, che quella ricerca di andare oltre alla quotidianità, e questa è la cosa più bella dell'arte. Certo, che la fortuna degli artisti che creano un loro mondo interiore che poi possono anche condividere con gli altri attraverso le proprie opere. Sì, è condivisione, pura condivisione, perché non perdi qualsiasi forma di egoismo e cerchi nell'interlocutore
quella specie di volo, quella partenza che ti porta verso qualcosa di più importante di quello che ti zavorra nella quotidianità. Certamente. Tu usi l'acrilico oppure usi l'olio? No, uso esclusivamente l'olio. Io ho avuto la fortuna, la mia curiosità mi ha portato a fare varie tecniche, varie discipline artistiche, dalla punta secca, dall'incisione punta secca, dalla scultura, all'affresco, al mosaico. Però la mia parte principale, la mia traccia artistica principale è la pittura d'olio. Ecco, quindi sei un amante del colore intenso ma anche materico. Sì, intenso, materico, luminoso, che l'olio dà quella luminosità che altri colori non danno, e tutta la preparazione della tela che è una preparazione molto Quindi complessa. tu fai Quindi, una base di preparazione della tela, immagino, se vero? io compro le tele grezze, addirittura in negozio, dopo faccio una preparazione della tela che su una ricetta che ho testato ormai da anni. Dopo arriva l'installazione della tela sul supporto e pian piano inizia a dipingere quello che diventerà l'opera definitiva. E quando hai finito l'opera, è quello che avevi in mente all'inizio? Oppure scopri che è uscito anche qualcos'altro? No, è sempre diversa. Quello che hai in mente all'inizio, tu parti da una cosa che conosci. Che sai già che cos'è, mentre l'arte nel mio caso mi porta a sperimentare, mi porta a trovare, mi porta in un'altra concezione, mi porta dove proprio voglio arrivare, cioè in un'altra dimensione. Quindi il concetto è sempre lo stesso, quello che hai pensato, però quella forma di lavoro che continua a portarti verso l'aspirazione più potente. Ecco, quindi è interessante perché, come diciamo sempre, è bello vedere l'opera, ma è importante conoscere l'artista e capire cosa vuole significare, come lavora e riesci a capire meglio l'opera. Nel tuo caso il colore è una cosa molto importante perché proprio direi che rispetto alla forma dai più importanza al colore. Attraverso il gesto e poi crei questi equilibri all'interno del quadro. Ecco. Sì, io che sono, diciamo, un grande invidioso dei musicisti perché non so fare musica, cerco di fare musica col colore e continuo con le note, continuo a suonare questo colore in modo da avere questa cromia che mi dia dei suoni, che mi dia degli impulsi, che mi dia quello che la musica sa dare, insomma. Ah, bello questo paragone, mi piace. Ecco, quindi come fonte di ispirazione, ecco, come ultima cosa ti chiedo, le tue fonti di ispirazione. Beh, le mie fonti di ispirazione non sono diverse da tutti quanti gli altri artisti, penso, cioè la nostra, viviamo nel 2020, c'è chi ancora si ispira magari ai temi classici della pittura, però non è il mio caso. Io cerco nella vita quotidiana di capire anche qualche problematica che ci avvolge, cioè in questa era tecnologica dove non sappiamo più se siamo noi a gestire il telecomando o qualcuno lo fa al nostro posto, e questa è una cosa che mi ispira, cioè cercare di andare verso anche le nuove generazioni per creare un contatto nell'acquisizione del concetto di quanto sono le cose che abbiamo acquisito, le cose importanti che abbiamo acquisito e le cose invece altrettanto importanti però che ci opprimono. Bene, è stato veramente interessante. Quindi, se qualcuno volesse andare a trovare Charlie Art, può trovare innanzitutto sul sito che è charlieart.it tutte le indicazioni. E quindi Sì, farsi un bel senz'altro. viaggio a Bonavicina e scoprire questi colori, questo famoso mosaico. Io ti ringrazio, Charlie, è stato un piacere parlare con te. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E spero di ritrovarvi la prossima volta. Un saluto a tutti, baci baci. Ciao Charlie. Ciao.
Ciao all'altro giornale Channel e ciao a tutti quanti quelli che ci hanno seguito.